Come ogni festival che si rispetti, c'è naturalmente spazio anche per la vendita dei gadget legati appunto alla Berlinale, al Festival di Berlino. Gente anche qui in coda in fila per acquistare qualche maglietta da regalare ai nipoti o qualche portachiavi. Ma bando alle ciance e lasciando stare naturalmente i gadget, veniamo all'Italia, perché effettivamente dopo il trionfo l'anno scorso di Fuoco a Mare, Orso d'Oro qui a Berlino, quest'anno in concorso non c'è nessuna pellicola italiana, ma una presenza piuttosto importante e significativa dell'Italia c'è, a cominciare dall'Orso d'Oro alla carriera tributato quest'anno a Milena Canonero, la costumista italiana più famosa nel mondo, ben 9 nomination agli Oscar e 4 preziose statuette vinte, l'ultima nel 2015 per Grand Hotel Budapest. Una grandissima soddisfazione per l'artista torinese, un'altra eccellenza italiana famosa in tutto il pianeta. Ed ancora nell'ambito delle shooting star, vale a dire dello spazio dedicato alle stelle emergenti, agli attori emergenti, ci sarà e c'è stato il nostro Alessandro Borghi, uno degli attori più importanti della sua generazione, della nuova generazione. Infine il film di Luca Guadagnino, presentato nella sezione Panorama, dove fra l'altro viene anche assegnato il premio del pubblico. Il titolo è Non chiamarmi con il mio nome, tratto dall'omonimo bestseller. Guadagnino ha scritto il film insieme addirittura a James Avery e racconta appunto la storia d'amore tra un ragazzo italiano ed uno americano negli anni 80. E per oggi dalla Berlinale, da questa fantastica Berlinale, è davvero tutto.